Era il 2005. Sono passati 8 anni e noi per 8 anni abbiamo odiato alla follia un personaggio specifico. L'abbiamo odiato, abbiamo detto: ma come fa a essere così falso, a essere così subdolo e manipolatore? E invece poi abbiamo scoperto che ce n'era tanto da dire. E grazie ad Alan Rickman, questo attraverso i film è trasparso tantissimo, plot twist, e abbiamo imparato ad amarlo enormemente. Questo è avvenuto anche grazie alla magia della voce, dell'interpretazione e dell'adattamento di un grande direttore di doppiaggio italiano e di un grande doppiatore. Ora a presentarlo con me ci sarà il mio collega Gabrio, io sono Valentina e terremo questa intervista anche per voi, per noi fan. Abbiamo l'onore, vieni Gabrio con me, di ospitare Francesco Vairano. Ci siamo. Sentite, sì, mi sentite. Ma quanti siete? No, no, professionissimo! Che bello. Scusa, Francesco. Ora, mamma mia, quanti sono. noi qua oggi abbiamo radunato un gran numero di fan della saga di Harry Potter. Tu sai che noi siamo molto affezionati al tuo lavoro e ti ringraziamo tantissimo per quello che hai fatto per noi negli anni. Perché comunque emozionarsi è sempre importante. No, io sono molto grato, non avrei mai, 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 mai immaginato. È Gollum, e la storia è un po' diversa, ma non so se vi interessa, Ci parliamo di... interessa tantissimo, vero? Siamo qui apposta. Vabbè, Ormai ci... l'equivalente del mio tesoro è My Precious, finisce con la S. Tolkien aveva lasciato scritto nelle sue note che Gollum doveva parlare con le S strascicate, quindi era facile My Precious. In italiano era il mio tesoro. Io ho detto: scusate, ma che ci faccio qua? Spagnoleggiante. Ma non si può. Ho provato a dire timidissimamente: non potremmo dire la mia delizia se avessi detto tua mamma era... Quindi niente, doveva essere tesoro. Ora, il problema del tesoro, io sono napoletano ma vivo a Roma c'è questa casa tessere. Poteva venire fuori, Ho detto: non sia mai, addio. L'unica è calcarla. E allora, con la forza della disperazione, è venuta fuori Signorina Granger, non riesce a trattenersi? Ho proprio piacere a essere un insopportabile, soprattutto io. Andate a pagina 394.